Ciao ragazzi, dunque, eccoci qua con il Q&A, rispondo alle vostre domande e dunque comincerei subito. Mi avete scritto, ho ricevuto 5 domande, 3 in messaggio privato su WhatsApp, altre invece su YouTube. Adesso cominciamo. Cominciamo subito con la prima che mi scrive Noemi Renna qui su YouTube sotto un video, vabbè, giustamente fa il prologo commentando il video che avevo appena fatto. Spero che anche il campionato di calcio femminile possa riprendere perché non sarebbe giusto per le calciatrici. Inoltre, i campionati femminile spagnolo e inglese stati chiusi sarebbe un'ottima idea far riprendere con l'italiano. Ho due domande. Ok, per te la Serie A femminile dovrebbe essere ampliata a più squadre? Quindi, come sistemeresti il centrocampo della Juventus maschile che quest'anno è proprio brutto? Allora, cominciamo con la Serie A femminile. Sì, l'amplierei. Io sono, non dico contrario, ma ho sempre delle riserve sul discorso dei tornei, tipo Algarve Cup e Cyprus Cup, che nel femminile ci sono e nel maschile no. Io eviterei di fare quei tornei per fare in modo che il campionato possa avere più tempo per essere giocato e possa essere ampliato. Comunque sì, deve essere ampliato, anche perché 12 squadre sinceramente le reputo veramente poche. Io lo porterei a 16 con 4 retrocessioni, ma dipende anche molto dalle coppe europee, perché la Champions con solo due squadre in questo momento e soprattutto con una formula così risicata, a mio avviso non va bene. Quindi io sono per ampliare sia la Serie A che anche le coppe europee, anche perché siamo da un estremo all'altro, no? La Serie A maschile probabilmente sono anche troppe le squadre, anzi senza probabilmente 20 squadre sono troppe e basta un'epidemia o qualcosa per trovarci in queste situazioni. Nel femminile sono troppo poche e non va bene, perché non va bene neanche l'altra esagerazione. La via di mezzo secondo me 16-18 è la via giusta, per le women secondo me 16 squadre sarebbe già un bel campionato e sarebbe anche più competitivo e più interessante anche, perché daresti anche più possibilità a squadre di B di salire. E obbligheresti molte squadre di Serie A con 4 retrocessioni a giocarsela fino alla fine. Quindi, assolutamente, io sono d'accordo sul discorso dell'ampliare il calcio femminile. Per quanto riguarda cosa farei io al centrocampo della Juve, intanto non dimentichiamoci che la Juve ha già preso Kulusevski, che secondo me è un grande innesto. È vero, il centrocampo della Juve, più che brutto, io credo che sia un centrocampo fisicamente discontinuo, perché io continuo a dire che è un centrocampo Pjanic al massimo, Khedira al massimo, Matuidi al massimo, non abbia niente di meno di altri centrocampo di altre squadre. I problemi sono due: la struttura fisica di Khedira, che purtroppo è un giocatore molto fragile, e la discontinuità invece di Pjanic, che ti fa una partita buona e sei male. Quindi quello è il problema maggiore secondo me della Juve in questo momento per il centrocampo. Allora, quella Juve deve fare una scommessa con se stessa, nel senso deve capire cosa vuole fare. O credi in Bentancur o non ci credi. Se ci credi devi prenderlo, metterlo lì davanti alla difesa e farlo giocare. Punto, stop, chiuso. E non sono d'accordo su prendere il Jorginho, il Paredes. Cioè, o è così o è così. Se invece non vuoi dare fiducia a Bentancur, a quel punto lì ti compri qualche altro personaggio e dai via anche Bentancur per i soldi, perché Bentancur farlo giocare in questa maniera qua, secondo me, è deleterio per noi e per lui. Quindi o dai fiducia o lo vendi. Secondo me, due sono le soluzioni. E Pjanic c'è questo, quindi o lo cedi o ti tieni un giocatore che sai benissimo che è altalenante, quindi assolutamente. E poi che cosa farei io? Sicuramente comprerei, a me va bene come recupera palloni il Matuidi di turno, nei tre Matuidi secondo me ci sta sempre bene e giocherebbe credo in qualsiasi altra squadra Matuidi. Io punterei molto sulla Francia, perché la Francia secondo me ha i giocatori più forti in questo momento come nazionale, quindi se mi dovessero arrivare Aouar, come cavolo si dice ragazzi, è una pronuncia difficilissima, e Pogba, io credo che la Juve abbia fatto due gran colpi, e quindi io credo che un Bentancur, Aouar, Pogba o Matuidi dall'altra parte. Sarebbe un bel centrocampo, insomma, secondo me sarebbe ottimo, considerando che hai già preso Kulusevski, che è un signor centrocampista. Quindi questo secondo me è il motivo, secondo me questo sarebbe quello che farei io al centrocampo. Non escludo che la Juve possa fare uno di questi due colpi, se non tutti e due assieme.
Allora, invece, su WhatsApp mi scrive Christian: qual è stato il tuo giocatore preferito della Juve? E poi cosa manca alle women per essere competitive in Europa? Allora, cominciamo con il mio giocatore preferito. Io ho sempre amato i giocatori che ti giravano la partita, non solo con la classe, ma anche con la cattiveria. Quindi sicuro Nedved è un esempio lampante. Quindi uno dei miei giocatori preferiti, senza dubbio, è Gianluca Vialli. Sono cresciuto con Gianluca Vialli e Vialli ce l'ho nel cuore proprio in una maniera incredibile. Stessa cosa vale per Nedved, ed è la stessa cosa per cui ho amato Tevez e Mandzukic, cioè giocatori che ti hanno risolto tante partite, sono stati decisivi per la storia della Juve, però erano proprio cattivi anche agonisticamente, per cui assolutamente loro sono secondo me i miei preferiti, tra tutti però Vialli perché è stato il primo. E invece cosa manca alle women per essere competitive in Europa? E allora, l'Italia ha fatto un mondiale splendido ed è arrivata in semifinale, quindi poi siamo usciti perché siamo indietro, è inutile che ci giriamo, è un movimento calcistico italiano, siamo indietro. Allora, questa è una domanda un po' particolare perché riguarda tutto il mondo del calcio femminile. Allora, intanto secondo me la crescita dei vivai servirà a far crescere il movimento calcistico femminile senza nessun tipo di formula magica, perché adesso con l'inserimento di squadre professionistiche i vivai, l'under 15 così cominciano a giocare con i ritmi e la preparazione atletica che hanno all'estero, e questa è la prima cosa, perché la preparazione atletica purtroppo spesso ha fatto la differenza. Seconda cosa, chiaramente giocatrici di qualità, perché più hai qualità più sei competitiva. Ma secondo me la terza cosa, che è quella fondamentale ed è la cosa principale, l'esperienza. La Juve è nata 3 anni fa, ha giocato 2 anni in Champions. L'anno scorso siamo usciti col Brøndby senza sapere neanche come giocarcela. Quest'anno siamo usciti con il Barcellona, secondo me invece giocandocela molto bene, ma per esperienza e soprattutto per l'esperienza il Barcellona ci ha battuto. Per me soprattutto per l'esperienza e la tenuta atletica. Barcellona sembrava più in palla perché era corto. Hanno già un tipo di preparazione più professionistica che noi in Italia ancora non abbiamo. Ma l'esperienza è fondamentale. Infatti, se vi ricordate le parole di Agnola Lugo quando è uscita, bisogna rivalutare il cambio di format per la UEFA Champions League femminile, perché questi incontri, andata e ritorno già ai primi turni, ti penalizzano troppo, perché tu fai 2 partite e vai a casa. Che esperienza vuoi farti? Allora ti deve andare bene il sorteggio, pescare qualche squadra di basso profilo e sperare di andare avanti e far punti. Non si può. Secondo me fare i gironi sarebbe fondamentale per crescere d'esperienza anche come società, non solo come ragazze. Quindi queste secondo me sono le 3 cose fondamentali. Giocatrici di qualità, perché più si alza la qualità più si alza il livello. Preparazione atletica, quindi una preparazione atletica che parta dalle giovanili in modo da avere una preparazione atletica da professioniste, e non solo, molte sono arrivate a 30 anni a cominciare a fare la preparazione atletica in una certa maniera, quindi questo ovviamente è un passo in avanti, ma che porterà i benefici più avanti. E poi l'esperienza, perché la formula della Champions League secondo me è troppo penalizzante. Ultima domanda, me la scrive sempre su WhatsApp Mattia: sei invidioso di qualche youtuber che ha più iscritti di te? Questa è una domanda che a me fa sorridere, perché io in vita mia non sono mai stato invidioso di niente e di nessuno. Quindi mi viene da sorridere perché in realtà non mi piace neanche proprio la parola invidia. Io non sono mai stato invidioso di nessuno, e veramente non ho neanche motivo di essere invidioso di qualcuno. Posso dirti una cosa, che più che invidia ho ammirazione. Io ammiro molti colleghi che hanno più iscritti di me, ma non perché hanno più iscritti di me, ma perché io non baso sulla qualità dello youtuber e la qualità della persona sugli iscritti. Baso la qualità dello youtuber e della persona in base a quello che porta. Cioè, io ho ammirazione, faccio un esempio per Delio Postman, perché riesce a lavorare, a fare un lavoro massacrante e fare video su YouTube e riuscire a portare un ottimo materiale nonostante il tempo, la famiglia da curare, insomma, cioè, 4 figli, quindi voglio dire, non è proprio uno scherzo. Quindi ho ammirazione per lui, ho ammirazione per il Marchese Bianconero, con cui ho un rapporto d'amicizia splendido, anche perché lui è micidiale, lui a livello economico,
Cioè, io quando ho un dubbio su qualcosa di economia chiedo a lui, ma gli era sta cosa, lui è mostruoso, lui è laureato, è capacissimo, quindi porta dei contenuti davvero di qualità e quindi lo ammiro, lo ammiro. Ammiro Nino JFC che dal nulla ha portato un canale ad avere quasi 10.000 iscritti, portando qualità, ironia, contenuti importanti, quindi questa è gente da ammirare. Ammiro Colpo Gobbo, BB Channel comunque che sono riusciti a trovare posto in un colosso del web quale Juventus, portando comunque sempre comunque il loro modo di fare YouTube in maniera continua, facendo ritagliare spazi, considerando che quasi quelli che sto elencando, ovviamente, gente che lavora, quindi nessuno di noi lo fa per lavoro YouTube, ma è nata almeno poi per quanto mi riguarda, poi in particolare YouTube non è mai stato un lavoro, non guadagno un euro da YouTube e soprattutto YouTube è sempre stata una mia passione perché parlo di quello che mi piace, cioè della Juve, ho un altro canale su cui parlo di ballo, quindi parlo dei due aspetti che mi hanno le mie due passioni, no? Il ballo e il calcio, però non l'ho mai fatto per lavoro, non ho mai puntato al guadagno netto, però ecco, ammirazione con tutti quelli che collaborano, ma ne ho una marea, Sandro che comunque anche lui è da poco, ma comunque sta facendo bene, Stefano, Bianconero, Kinoshi, insomma, cioè, ce n'è veramente una sfilza di YouTuber con la quale sono fiero di collaborare e ho ammirazione per loro. Come ho ammirazione per alcune persone che gestiscono pagine tipo Mondo Calcistico, le perle degli antijuventini, perché comunque riescono a portare livelli alti tra Mementus, queste pagine qua, perché portano comunque prodotti di ironia, ma geniali nello stesso tempo. Mondo Calcistico poi ti dà anche delle cose tattiche interessanti, ti fanno capire che a volte il calcio lo guardiamo, ma non lo vediamo. Quindi è bello, insomma, io ho ammirazione per queste persone che sto nominando perché sono, ripeto, portano qualità e a me interessa circondarmi di persone che portano qualità. Non è un caso che gli YouTuber che non portano qualità con me non fanno collaborazioni e infatti mi vedrete poche volte fare collaborazioni con certi personaggi che hanno magari anche miliardi di iscritti, ma non portano niente. Io, essendo il mio hobby, ho interesse a portare più qualità che possibile. Poi faccio anch'io ogni tanto il pirla, ma è sempre una questione di. Ma lo faccio sempre con ironia e ridendo anche di me stesso. Non lo faccio mai in maniera seria per cercare di chissà cosa crearmi. Non fa parte del mio modo di essere. Io sono così, cerco di portare quello che sono. E io, siccome anche nel mio lavoro, che è insegnante di ballo, porto qualità, provo a portare più qualità possibile, faccio la stessa cosa su YouTube. Ed è per quello che collaboro con queste persone. Non è invidia, ma è ammirazione verso queste persone. Altri, sinceramente, possono avere anche, che ne so, io 10.000, 30.000, 40.000 iscritti, 1 milione di iscritti, ma francamente non avrò mai invidia. Ma di sicuro non ho neanche ammirazione per certe persone, quindi assolutamente. Chi merita? A proposito, ecco, un altro di cui ho ammirazione e ho conosciuto da poco è G-Just Juve, perché uno che parla 5 lingue riesce a fare delle live su YouTube e dei video di YouTube, su YouTube con una qualità come fa lui, con tutte quelle lingue che parla, e merita, quindi assolutamente. E niente, spero di aver risposto a questa domanda un po' scomoda ma divertente, perché alla fine ci tengo sempre a precisare che l'invidia non ti porta da nessuna parte, ma soprattutto l'invidia vera, cioè l'invidia vera è una delle cose più brutte che c'è. Io vi dico, ragazzi, come posso dire, siete poco invidiosi, abbiate la forza di ammirare gente che merita di ammirare, quelli che vedete che non vale la pena ammirare. Certo, ogni tanto qualche bastonata dovete dargliela, però soprattutto a livello mediatico. Però lasciate perdere, perché chi non merita, non. Cioè, dividete le cose in due: chi merita ammirazione e chi non merita la vostra attenzione. Non date attenzione a chi non la merita, tutto qua. Ogni tanto non state lì neanche troppo ad approfondire, anche perché molti di loro
dicono boiate, tanto poi fanno visualizzazioni, quindi a loro interessa comunque quello. Quindi non c'è invidia per quanto mi riguarda, ma ho ammirazione per molti YouTuber. Poi invidia io non invidio, non ho mai invidiato niente a nessuno, quindi sono felice di quello che ho e voglio andare avanti ad avere quello che ho, tutto qua, ecco. Ciao ragazzi, allora io spero che vi siete divertiti, io riposterò più avanti un'altra volta post dove dirò che vorrò fare altri QA, quindi tra qualche settimana vi rinviterò a mandarvi le vostre domande e io risponderò come ho fatto questa volta. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.